Abbiamo visto negli ultimi anni, insieme alla sostenibilità, la crescita di prodotti finanziari cosiddetti tematici. Ora, una riflessione rispetto anche qui. Mi rendo conto che lo si riporta a una situazione contingente che è momentanea, ma la validità di queste soluzioni di investimento rimane inalterata, ne esce rafforzata? C'è qualche cambiamento? Inalterata di sicuro, in quanto i trend che sono sottostanti questi temi hanno dei sottotemi, tra l'altro, che hanno comunque un universo e un perimetro globale. Hanno un perimetro globale perché trascendono confini, trascendono quelli che sono anche i singoli settori, i temi hanno delle valenze che sono, come dire, pervasive. Si chiamano così e li distinguiamo dalle mode proprio perché hanno delle valenze pervasive. Pervasive sia per quanto riguarda i modelli di consumo, quindi i modelli di consumo stanno cambiando. Non sono più focalizzati soltanto sulla proprietà, sul possesso, ma sull'utilizzo, sulla fruizione. Sono focalizzati sulla salute, per esempio, sul benessere, incentivato ovviamente, accelerato dal Covid e probabilmente anche, come dire, sensibilizzato dal trend, sicuramente dalla crisi pandemica. La sicurezza, che oggi come oggi ancora di più la vediamo essere pervasiva dal punto di vista delle aziende, degli individui, per quanto riguarda la cura e la sicurezza delle infrastrutture anche digitali, ma anche la sicurezza militare degli stati. Quindi vediamo che in qualche modo sono trend che trascendono anche i cicli, trascendono anche gli scenari di breve termine, proprio perché hanno questa vocazione ad essere di lungo periodo e a travalicare confini e anche orizzonti. Abbiamo visto però che probabilmente, sempre per la situazione contingente, alcune di queste tematiche hanno subito, in termini relativi, delle performance non particolarmente soddisfacenti rispetto al mercato, proprio per la composizione che è molto diversificata al loro interno, con esposizione a alcune aree dove probabilmente o in alcuni casi era molto forte la componente growth. Dall'inizio dell'anno il value sta outperformando, è una cosa che in qualche modo preoccupa o, come lei sosteneva, siamo di fronte a un tema che ha diverse ramificazioni, quindi diversificato, per cui c'è spazio perché diversi stili possono in qualche modo andare a contribuire alla formulazione di una soluzione di portafoglio? E c'è qualcosa che particolarmente vi sta interessando all'interno dei vari temi che sono presenti nei vari prodotti di investimento sul mercato? È una bellissima domanda. Ho già parzialmente risposto in termini di tematiche, enunciando quelle che sono i cambiamenti dei modelli di consumo, sia dei consumatori che delle aziende, verso modelli legati all'abbonamento e non tanto alla proprietà. Ho accennato a quello che è la sicurezza, sicuramente questo è un tema che travalica. Ho accennato all'ambiente, all'indipendenza energetica, quindi al fattore, diciamo, delle energie rinnovabili. È vero che possono, in determinate situazioni contingenti, avere una certa volatilità, ma questa è connaturata ad un investimento, diciamo, chiamiamolo così, rischioso. Avendo qui a mente l'orizzonte, avendo a mente il profilo di rischio, quello che sottende gli investimenti tematici è sicuramente una capacità e una potenzialità superiore a quello che è la crescita globale sul lungo periodo. Quindi vengono identificati quei temi che noi abbiamo identificato: crescite annue su determinati universi sottesi, l'universo per esempio dell'acqua, della cura e la prevenzione e l'inquinamento delle acque, piuttosto che della sicurezza, piuttosto che della subscription economy, piuttosto che del benessere, chiamiamolo così, o dell'artificial intelligence robotica, sottesi quindi tassi di crescita annua che vanno dai 7 al 17%. Quindi sopra il GDP medio globale, così come... Comunque, ancora sopra il GDP globale. Quindi niente paura se momentaneamente possono avere delle oscillazioni, sono connaturate gli investimenti di tipo azionario, vi è sempre una valutazione che deve essere fatta alla base, a chi li si propone, da parte del consulente, in termini di profili, orizzonti, obiettivi, perché comunque sul lungo periodo, secondo noi, avranno questo carattere distintivo di diversificazione del portafoglio rispetto a quello che è l'azionario globale, e
tassi di crescita superiore rispetto a quello che è l'economia globale. Quindi un rafforzamento dell'idea che è una, all'interno di un tema che è un tema strutturale e quindi sicuramente che ha un orizzonte temporale, si parla di ritorno anche dell'investimento, dove però la scelta è fatta sulla singola società, quindi grande attenzione al modello di business. Molta attenzione al modello di business, e qui ancora una volta entra a pieno titolo la sostenibilità attraverso un'analisi accurata, essendo il rischio specifico quello fondamentale e sotteso questo, la scelta, diciamo, delle aziende che fanno parte di un determinato universo, sarà ancora più fondamentale la capacità di scegliere in termini anche di valutazione dei rischi extrafinanziari delle aziende. E quindi sostenibilità come mezzo per una mitigazione del rischio del portafoglio? Mezzo per mitigazione del rischio, identificazione delle aree che sono portanti per il futuro.